Bentornati all'Italia in vetrina e continua in maniera inesorabile il nostro viaggio alla scoperta dei territori italiani. Oggi protagonista è la meravigliosa città di Barletta, siamo in Puglia e ospiti del nostro talk sono tre rappresentanti di questa splendida città e sono Nicola Barbaro, Francesco Barbaro e Fedele Guida. Grazie a voi per essere venuti a raccontare delle bellezze del vostro territorio, una città ricca di arte, storia, cultura, tradizioni. Ma a proposito, c'è un video che la nostra regia sta per mandare e poi lo commentiamo insieme. Prego. La nostra Italia è costituita da luoghi meravigliosi e sicuramente, insomma, Barletta è una degna rappresentante. E allora, Nicola, io so che oggi tu hai seguito quelle che sono le iniziative collaterali alla nostra trasmissione in una delle postazioni privilegiate di Casa Sanremo, in una zona che piace molto ai visitatori di questa kermesse. So che anche tu eri con Donata Manzolillo e Fofo Ferriere, il nostro chef, per realizzare uno di quelli che sono poi i migliori piatti della vostra terra. Per cui dobbiamo andare a vedere che cosa avete preparato per noi. Il nostro viaggio ci porta in Puglia, esattamente a Barletta, conosciuta non solo come la città della disfida, ma anche come città d'arte ricca di bellezza architettonica. Prima di iniziare però questo viaggio alla scoperta di questi sapori pugliesi, io do il benvenuto a Fofo, ma che cosa stai facendo? No, scusami, stavo degustando un bel dolce che mi hanno portato da Barletta e chiedo scusa, anzi, sai cosa faccio? Guarda, siccome mi è piaciuto tantissimo, il mio amico Nicola è arrivato proprio stamane per soddisfare veramente tutto quello che sono le esigenze gastronomiche dei nostri amici qui a Casa Sanremo, alla Liguria Roof, stiamo andando fortissimo, presenza incredibile e siamo solo un po' stanchi, allora ho chiesto il supporto dei miei amici e sono qui presenti, ormai tutti a raccolta, dai! Cosa si mangia oggi, carissima allora, amica mia? Oggi ci farà mangiare, ci assaporeremo questo piatto ricco di ingredienti pugliesi. Quindi abbiamo vongole, Nicola, orecchiette e rape. Come possiamo fare? Qual è il segreto per far venire il piatto? Non c'è nessuno segreto. Nella semplicità, no? È semplice, è un piatto semplice, tranquillo. Quindi vongole, cime di rape e poi le orecchiette già sono... Sì. E un po' di peperoncino crusco sopra. Un po' di piccante ci vuole sempre. No. Non ci resta che augurare buon appetito a tutti. Beh, noi accogliamo l'invito della nostra Donata Manzolillo. È vero, Nicola? Cosa avete preparato allora di buono? Niente, abbiamo preparato un piatto semplice, normale, orecchietti, come abbiamo già visto, con rape e vongole. Un po' di peperoncino crusco. E basta, tranquillo, roba del territorio di Barletta. Quindi è uno dei piatti che vi rappresenta di più. Piatti che si va di più. Grazie, ti ringraziamo per essere stato anche tu uno dei protagonisti di Casa Sanremo. Francesco Barbaro, tu invece sei un promoter del territorio, ma che cosa significa per te svolgere questa attività? Svolgere questa attività è una parola abbastanza grossa. Per me inizio col dire che è un piacere e un onore rappresentare la mia città. Tutto questo grazie anche alla collaborazione con Casa Sanremo, iniziata già quest'estate con l'unica tappa in Puglia del Casa Sanremo Tour, dove abbiamo avuto anche la possibilità, come avete visto dal clip video,
di rappresentare, di mettere in risalto l'aspetto culturale e storico della mia città, mentre oggi, grazie anche alla collaborazione di alcune aziende, di grandi e piccole aziende, ho il piacere di promuovere tutto sotto qualsiasi forma e aspetto, diciamo, l'aspetto enogastronomico di Barletta. E abbiamo appunto proposto una sfogliatella salata della Disfida, che è un prodotto che abbiamo lanciato qui proprio in occasione della 69esima edizione del Festival di Sanremo. Senti, qual è la manifestazione più rappresentativa di Barletta? La Disfida. Viene chiamata appositamente la città della Disfida. La Disfida di Barletta è molto rinomata, molto famosa. E quando si svolge? Il 13 febbraio. E allora, a tal proposito, noi mandiamo il contributo video di un rappresentante istituzionale della vostra città. Barletta è una città che si proietta nel futuro avendo solide radici nel passato. Barletta è una terra straordinaria con una storia meravigliosa che si palesa nella molteplicità delle sue espressioni letterarie, pittoriche, artistiche, paesaggistiche. Barletta è la terra della celebre battaglia di Cannae del 2 agosto 216 a.C., durante la quale l'esercito romano subì un'importante sconfitta ad opera dei cartaginesi comandati da Annibale, ma proprio da quella sconfitta Roma trasse la forza morale che consentì la nascita dell'impero romano e quindi dell'identità italiana. Barletta è la terra della celebre disfida del 13 febbraio 1503, la cui rievocazione ogni anno fra le strade della nostra città ricorda lo storico scontro fra i 13 cavalieri italiani e i 13 cavalieri francesi, evento che anche quest'anno riproporremo nel mese di settembre. Ma Barletta è anche la terra che ha dato i natali ad illustri personaggi, che hanno portato la Puglia e l'Italia nel mondo, come il pittore Giuseppe De Nittis e il più volte campione Pietro Mennea. Bella, solare, ospitale, con una cucina genuina, un sano divertimento ed una costa meravigliosa. Venite a scoprirla. Beh, sicuramente accoglieremo anche l'invito a visitare Barletta, una città, come si diceva, bella, solare, ricca di tradizioni, storia e cultura e che ha dato anche i natali, insomma, a personaggi che hanno poi avuto la possibilità di veicolare il nome di Barletta in Italia e nel mondo. Fedele Guida, il nostro altro ospite, hai tu invece un ruolo molto particolare perché tu sei tecnologo alimentare. Ci parli della tua professione? Sì, diciamo che la mia professione è una professione che riguarda molto il campo dell'alimentazione. In questo caso la mia missione è quella di dover scoprire, dover dare alla gente del territorio e anche quella di far conoscere a livello nazionale tutte quelle che sono le prelibatezze che la nostra terra Puglia dovrebbe dare, Barletta e tutti i dintorni. Uno dei fattori principali è proprio quello di aver creato con Ciccio e con Nicola questa sfogliatella salata, proprio perché è un prodotto rivisitato che va a rivedere un po' quello che è la tipicità della focaccia barese e quello che potrebbe essere anche un po' la focaccia genovese. Però è un prodotto molto rivisitato perché è indice di alte idratazioni e quello che subentra a livello mio professionale è quello di garantire una digeribilità al prodotto, cioè non è una focaccia fatta all'improvviso naturalmente con delle poche ore di lievitazione, ma bensì un prodotto che viene fatto molte ore prima con alti indici di idratazione. L'altro fattore che mi porta a svolgere il ruolo da primo piano è quello della selezione delle materie prime. Oggi una delle problematiche che abbiamo noi a livello nazionale che ci sta un po' colpendo è quello delle, diciamo, dei grani, della contaminazione, delle intolleranze, delle sensibilità. Noi stiamo lavorando proprio per questa diciamo sfogliatella salata della disfida con dei cereali del territorio. Tra questi nominiamo uno dei tanti che potrebbe essere sia il senatore Cappelli e sia anche il Tritordeum. Questi sono cereali che hanno degli indici glicemici molto bassi e che ci permettono di avere una struttura proteica, parliamo sempre del famoso glutine, molto basso rispetto a quelli che sono i cereali magari importati e che ci ritroviamo qua quotidianamente in tutti i prodotti da forno. Questo è quello che io faccio, diciamo. Quindi all'insegna della tradizione, ma soprattutto con un occhio molto attento all'innovazione e ai gusti poi dei consumatori.
L'importanza è proprio quello di guardare verso l'innovazione, però guardando molto al passato, perché noi dobbiamo mettere in risalto quello che la terra ci dava, perché noi sappiamo benissimo che prima tutto quello che è oggi il fenomeno che stiamo vivendo, io parlo sempre che oggi stiamo vivendo una guerra alimentare noi, io non parlo di guerre quelle che si fanno con missili o quant'altro, ma io parlo proprio di quello che sta accadendo sotto il profilo nutrizionale. Perciò la nostra missione è proprio quello di dare un risalto innanzitutto a quelli che sono i produttori territoriali, perché stiamo un po' perdendo il controllo. E la cosa più importante è quello che il cibo, l'alimento deve essere anche mangiato da bambini, da neonati, e qui io apro tante di quelle finestre, perché oggi il bambino è quello che deve essere tutelato. Perciò non dobbiamo parlare più di intolleranze alimentari tipo celiachia o sensibilità al glutine, perché ne stiamo vivendo parecchi di questi fenomeni. E quindi bisogna salvaguardare la salute non solo dei bambini ma anche degli adulti, per cui insomma il tuo mestiere si spinge proprio in questa direzione. Grazie anche a te Fedele per quello che fai e per essere stato qui con noi all'Italia in vetrina. E allora io manderei in onda il secondo contributo video realizzato dalla nostra Donata e dal nostro Fofò, che sempre da quella postazione privilegiata raccontano quelle che sono le specialità della vostra città. Prego. Templari, imperatori e leggende, Barletta, città che profuma d'Oriente. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti, ma soprattutto do il buongiorno al mio amico Fofò. Buongiorno Fofò. Buongiorno cara Donata, buongiorno agli amici a casa. Oggi qui a Liguria Roof di Casa Sanremo abbiamo veramente degli ospiti importanti, anche la presenza del mio amico tecnologo Fedele Guida, che ci parlerà un po' dei lievitati, no? Infatti. Fedele, vedo qui un impasto bellissimo, molto soffice, ma su questa teoria del lievito madre, dei tempi un po' per realizzare, di maturazione, tu cosa ne pensi? Volevo il tuo parere. Io dico che la maturazione è molto fondamentale, perché la maturazione ci dà garanzia di digeribilità, perché quello che dove nasce la confusione nel mondo dell'arte bianca è proprio quando si parla di lieviti, perché loro attribuiscono, tutti quanti gli operatori del settore attribuiscono questo fattore della digeribilità, diciamo, al cattivo uso del lievito, ma ahimè, diciamo, il lievito non ha colpe, il lievito, diciamo, che è l'elemento meno dannoso che può stare all'interno di un impasto. Perciò dobbiamo cercare di dargli più maturazione, perché il fattore digeribilità è legato alle proteine insolubili che abbiamo all'interno delle farine, Fedele, cioè guarda, il glutine. Hai messo su un discorso veramente di una importanza incredibile, e eventualmente poi io e Donata daremo spazio anche a queste tematiche nei prossimi appuntamenti. Donata, ma il nostro amico Francesco che sta preparando? Il nostro amico Francesco ha creato questo sodalizio fra innovazione e tradizione, quindi sta realizzando per sembra noi, che ce l'avamo messi d'accordo, tutti quanti quelli che oggi avranno la possibilità di assaggiare questo piatto qui nella roof della mia Liguria, la sfogliatella salata della disfida. Ma come nasce questa sfogliatella, Francesco? E giustamente, come hai detto tu, Donata, è un incrocio tra l'innovazione e la tradizione, perché noi a Barletta siamo ricchi di cultura e di storia, soprattutto lo dimostra la disfida di Barletta, la cantina sociale, la pinacoteca con tutti i capolavori Giuseppe Tanitis. E ho voluto unire il mare alla terra, perché Barletta geograficamente è situata sia sul mare che alla terra. Cerco di promuovere al meglio il mio territorio proponendo una sfogliatella salata della disfida con del carpaccio di spigola, del bacon brustolito, della mandorla, una grattata di limone e una spruzzatina di vincotto. Tutti i prodotti, diciamo, barrettani della nostra terra. Io però, Francesco, voglio assaggiarla. Subito, giusto, subito. Allora subito, io penso subito in forno, dai. Ecco, adesso guarda qua, ti faccio un gioco bellissimo, anzi lo insegno a tutti a casa. Guarda qua sotto che c'è. Ma pensi che anche a casa mia funzioni questa quando cosa? Quando esce la pizza fa tutti quanti, oh! 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 Donata, so che tu vuoi assaggiare tranquillamente questa prelibatezza. Grazie. E allora, da Casa Sanremo, Liguria Roof, buon appetito a tutti! Beh,
Abbiamo visto all'opera Francesco, abbiamo visto Fedele attento affinché Francesco mettesse poi a frutto quelli che sono pure i consigli preziosissimi che tu dai grazie alla tua esperienza. E beh, noi che facciamo? Possiamo dire che aspettiamo di mangiare questa prelibatezza, quindi allora raggiungiamo pure noi Donata e Fefe dall'altra parte di Casa Sanremo e andremo sicuramente ad apprezzare quella che è stata la vostra, come dire, realizzazione, perché insomma l'impegno è quella che poi diventa la migliore arte da trasferire, insomma, in questi contesti. Credo che sia poi la cosa più importante, che valorizza quello che è il vostro lavoro. Io ringrazio ancora per essere stati qui con noi all'Italia in Vetrina e appuntamento al prossimo anno. Grazie. Grazie a voi, alla prossima. Grazie.